Ora introduciamo l'energia potenziale. È una cosa che vale solo per le forze conservative. Quindi prendiamo una forza conservativa, immaginiamo un oggetto che si sposta da un punto A a un punto B, non è importante il percorso. La forza conservativa potrebbe essere la forza peso, immaginiamo che faccia un lavoro di 10 joule su questo oggetto che si sposta da A a B lungo un qualunque percorso. Invece se l'oggetto si sposta da A a C, per esempio la forza conservativa fa 25 joule, non è importante il percorso, ma sono importanti soltanto i punti di inizio e di fine, di partenza e d'arrivo. Tra A e B 10 joule, tra A e C 25 joule. Allora, siccome non è importante il percorso, ma solo i punti, si può dimostrare matematicamente che le forze conservative ammettono l'esistenza di un'energia potenziale, quindi una funzione che assume valori diversi punto per punto nello spazio. Questo è il punto A, questo qui, questo è il punto B, questo è il punto C, quindi ho rifatto il disegno dei tre punti A, B e C qua sotto. E ho immaginato che l'energia potenziale associata a questa forza conservativa, potrebbe essere il peso, per esempio, o la forza elastica o la forza elettrostatica, ho immaginato che nel punto A l'energia potenziale valga 80 joule, nel punto B 70, nel punto C 55 joule. Allora, matematicamente si può dimostrare questo, che per calcolare il lavoro che fa quella forza conservativa, per esempio tra A e B, quando l'oggetto si sposta tra A e B, non c'è bisogno di calcolarlo veramente, basta fare la differenza tra l'energia potenziale in A meno l'energia potenziale in B, 80 joule meno 70 joule, 80 meno 70, ecco i 10 joule di lavoro. Se invece io voglio calcolare il lavoro che fa quella forza, quando l'oggetto si sposta tra A e C, non c'è bisogno di fare veramente il calcolo del lavoro, basta che io prendo l'energia potenziale in A, 80 joule, e faccio meno l'energia potenziale in C, 55 joule. 80 meno 55 fa 25. Il lavoro è 25 joule, il lavoro della forza conservativa, mentre l'oggetto si sposta da A a C. Quindi si può dimostrare che vale questa relazione, il lavoro che fa la forza conservativa tra A e B, lo posso calcolare facendo la differenza del valore che l'energia potenziale assume in A meno il valore che l'energia potenziale assume in B. L'energia potenziale spesso si indica con la lettera U, quindi potrei scrivere U in A meno il valore U in B. Attenzione che bisogna fare il valore all'inizio meno il valore alla fine. Quindi in modo più sintetico il lavoro tra A e B lo calcolo come meno la variazione di energia potenziale. Meno perché quando noi usiamo il simbolo delta, la variazione, intendiamo sempre il valore finale meno il valore iniziale. Qui invece è il contrario, è il valore all'inizio meno il valore alla fine. Quindi meno delta energia potenziale. Quindi meno la variazione di energia potenziale. Qual è l'espressione matematica dell'energia potenziale? Io qui ho inventato dei valori, ma l'energia potenziale ha una particolare espressione matematica che dipende dalla forza conservativa che stiamo considerando. Se consideriamo la forza di gravità, allora la sua energia potenziale, qui l'ho indicata con U, della forza di gravità, si può dimostrare che vale mgh, la massa dell'oggetto, per l'accelerazione di gravità, per l'altezza a cui si trova rispetto al suolo. Lo dimostreremo più avanti, ci torneremo dopo. Un'altra formula in realtà più generale di questa, che vale anche quando l'oggetto si trova a grandi distanze dalla superficie terrestre, è quest'altra. Meno la costante di gravitazione universale di Newton, la massa della Terra, la massa dell'oggetto diviso la distanza dal centro della Terra. Ma anche su questa ci torneremo più avanti. Se invece la forza conservativa che stiamo considerando è la forza elastica, la sua energia potenziale elastica, si può dimostrare che ha questa espressione, un mezzo, la costante elastica della molla, per l'allungamento o l'accorciamento della molla al quadrato. Anche qui ci torneremo, faremo un sacco di esercizi. Se invece, infine, stiamo parlando della forza elettrostatica, che pure è conservativa, la sua energia potenziale, detta energia potenziale elettrostatica, ha una formula simile a quella dell'energia potenziale gravitazionale, dove al posto della costante di gravitazione universale G
C'è la costante dell'elettrostatica, K0, che ancora non abbiamo studiato. Al posto delle masse ci sono le cariche elettriche e c'è comunque la distanza dalla carica sorgente, cioè la distanza in pratica tra le due cariche. Ho scritto queste espressioni giusto così per fare degli esempi, per far capire che la particolare espressione matematica dell'energia potenziale dipende dal tipo di forza conservativa che stiamo considerando, gravitazionale, elastica, elettrostatica.